Benvenuti a questa terza video lezione sui paesaggi della geografia. Oggi affronteremo il paesaggio rurale e il paesaggio urbano. Il termine rurale deriva dal latino rus, che vuol dire campagna. Il paesaggio rurale quindi è il territorio di campagna organizzato dall'uomo per la produzione agricola. Varia a seconda del tipo di coltura. Abbiamo la policoltura, quando c'è una coltivazione di più specie vegetali in piccoli appezzamenti, o la monocoltura, quando c'è una coltivazione intensiva di un'unica specie di pianta su un unico territorio. L'agricoltura si definisce intensiva quando la coltivazione è praticata su un'area di limitata estensione, sfruttando al massimo il terreno e le tecniche di lavorazione. Abbiamo un'agricoltura estensiva quando la coltivazione è praticata su un'area molto estesa e di solito è di una pianta annuale come il mais, l'orzo, la soia. Questi campi in cui si coltivano piante annuali vengono anche detti seminativi. La popolazione o vive in case sparse tra i campi, e allora abbiamo l'insediamento sparso, o in villaggi che possono essere più o meno grandi, e allora abbiamo l'insediamento accentrato. Gli edifici principali che caratterizzano il paesaggio rurale sono la cascina, la masseria, il podere, e sono le abitazioni in pianura. La baita, la casera, il maso, qui vedete un'immagine a quella a sinistra, che sono abitazioni in montagna. Poi ci sono i fienili e i silos, che servono per custodire il mangime e il raccolto. Il silos è rappresentato dall'immagine a destra. Infine vi sono le stalle, che vengono utilizzate per il ricovero degli animali. Passiamo ora al paesaggio urbano. Il termine urbano deriva dal latino urbs, che vuol dire città. Il paesaggio urbano è quindi caratterizzato dalla concentrazione di edifici, popolazione e infrastrutture in uno spazio limitato. Per quanto riguarda gli edifici, possono essere abitazioni, negozi, edifici per scopi ludici o culturali. Il termine infrastrutture invece sta a indicare l'insieme dei servizi necessari per lo sviluppo urbanistico, come ad esempio le strade, le autostrade, le ferrovie, gli acquedotti, le fognature. Gli elementi principali della città sono il centro storico, che di solito è la parte antica della città, e alcune città sono anche circondate da delle mura che possono essere ancora visibili. Poi abbiamo la periferia, che è tutta la parte che circonda il centro, con zone commerciali, industriali e residenziali. Un elemento utile per contraddistinguere le città è la forma della pianta. E così abbiamo ad esempio la città a scacchiera, l'immagine in alto a sinistra, costituita da una serie di vie parallele che ne incontrano altre e formano così una sorta di reticolo di quadrati o di rettangoli. Poi abbiamo, come nell'immagine a destra, la città a pianta concentrica, in cui le vie principali partono da un centro comune, solitamente una piazza, e sono incrociate da delle vie circolari, che diventano di ampiezza sempre, ma di lunghezza sempre maggiore man mano che si allontanano dal centro. Infine abbiamo la città pianta lineare, che è tipica delle città di mare, e le strade sono sviluppate in maniera parallela al profilo della costa. Un altro elemento significativo e che contraddistingue gli insediamenti urbani è l'estensione e l'importanza di questa città, l'importanza territoriale. Rispetto a questi due elementi, quindi estensione e importanza territoriale, si possono distinguere la metropoli, che solitamente è la città più importante di una regione o di un paese ed è caratterizzata da una grande estensione e da un alto numero di abitanti, di solito intorno al milione.
Come esempio possiamo citare la città di Roma o di Milano. Poi abbiamo la megalopoli. La megalopoli è un insieme di città e aree metropolitane con più di 25 milioni di abitanti e sono collegate tra loro da attività economiche e da vie di comunicazione, come ad esempio l'area costiera del sud-est degli Stati Uniti che va da Boston a Washington. Le aree metropolitane sono aree territoriali che gravitano intorno ad una metropoli. Infine abbiamo la conurbazione, cioè uno spazio urbano costituito da città confinanti che col tempo si sono unite l'una all'altra per una grande estensione, come ad esempio Napoli e comuni limitrofi, Milano e comuni limitrofi. E anche per questa video lezione è tutto, arrivederci alla prossima, restate sintonizzati!